Il tema di questo discorso tratta di voi, voi in quanto anima immortale, ancora addormentata nel cosmico sogno della creazione del nostro Signore, e di come attraverso la pura intuizione l'anima comincia a svegliarsi. La nostra storia comincia quando Krishna, verso la fine della sua vita, si rende conto che il suo tempo su questa terra è quasi finito e la sua opera è quasi compiuta. Egli sa che è quasi giunto il momento per lui di fare la transizione dalle sponde terrestri verso la sua dimora celeste. Decide quindi di fare un discorso per comunicare alcuni principi importanti al popolo della città di Dwarka attraverso un incontro pubblico. Sin dal primo mattino del giorno stabilito, dei gruppi di persone si raccolgono nell'auditorium del Palazzo Reale, che viene chiamato la Sala di Sudharma. È mattina e le persone stanno ancora entrando nella sala, la sala della giustizia. L'incenso brucia in grande quantità nelle vaste urne, dei bramini stanno svolgendo le puja del mattino, dei bhajans risuonano nella sala e tutti i presenti cantano in coro. Una volta che tutti sono entrati e si sono seduti, Krishna si alza e comincia un discorso per il suo popolo. Egli è solenne e persino un po' grave nel suo atteggiamento. Allerta il suo popolo sui pericoli sempre presenti nel mondo e suggerisce loro di praticare coscienziosamente i principi del Dharma e della giustizia universale. Li invita quindi a recarsi ad un santuario locale per fare delle offerte. Una volta terminato il suo discorso, egli offre loro il prasad e quindi le persone cominciano a uscire parlando sommessamente. Tutti sembrano piuttosto sorpresi. Perché Krishna ci ha riunito? E perché questo discorso così serio? C'è forse qualcosa di grave che sta per succedere? Nessuno lo sa. Lì vicino, assieme ai ministri, ai rappresentanti della corte e alla famiglia reale, si trova il caro amico e discepolo di Krishna, Uddhava. Uddhava è stato un membro leale della corte per decenni e anche un devoto molto stretto. Egli considera Krishna il suo guru e un essere divino. Mentre tutti quanti stanno uscendo, Krishna guarda la folla e vede Uddhava che ha uno sguardo molto triste. Va da lui e gli domanda: perché questo sguardo così triste, amico mio? Uddhava gli risponde: ho capito che te ne stai andando via da noi. Per favore, non mi lasciare. Portami con te. Krishna sente la profondità del dolore di Uddhava, lo prende sotto braccio e gli dice: vieni, passeggiamo un po'. Mentre passeggiano lungo la sala, gli sussurra: hai ragione, Uddhava, il momento è venuto per me di partire, ma tu non puoi venire con me. Tu devi rimanere e continuare per me a vivere in questo mondo. A questo punto escono dal palazzo e si incamminano attraverso dei bei giardini. Dietro il muro dei giardini si trova una foresta con alberi molto alti. Si tratta della foresta del re e Krishna adora andarci per restare da solo a meditare e per godersi la natura. Camminando assieme, Krishna e Uddhava passano attraverso il cancello dei giardini ed entrano in una bella radura. Gli alberi sono molto vecchi e molto alti e la luce splende tra i rami. Si inoltrano su un sentiero che si snoda tra gli alberi, mentre la luce del primo mattino si infiltra tra le foglie. Gli alberi sono colmi di uccelli e ci sono segni della natura selvaggia in ogni luogo. Mentre camminano a braccetto, Krishna dà a Uddhava dei consigli di natura personale sulla sua vita. È l'inizio di una storia che non è altro che un satsanga in cammino nella foresta reale di Dwarka. Il primo insegnamento che Krishna impartisce al suo amico consiste nel riconoscere che questa vita è un sogno. Krishna dice: Uddhava, questo mondo che ci circonda non è altro che un sogno, ma il tuo vero sé, l'anima, è eterna. Questo è uno degli insegnamenti più antichi e più fondamentali della tradizione indiana. Le nostre anime immortali sono avviluppate dalla manifestazione di sogno di Dio. Paramahansa Yogananda dice che c'è un'analogia tra l'alternanza della vita diurna e della vita onirica e la creazione divina.
Voi vi addormentate la notte e cominciate a sognare. La vostra coscienza a questo punto è divisa in tre parti: la coscienza subconscia che sogna, l'atto di produrre il sogno e infine il sogno stesso. Durante il sogno la coscienza dell'uomo si divide in tre parti: colui che sogna, l'atto di sognare e l'oggetto del sogno stesso, anche se in essenza queste tre parti sono fatte della stessa coscienza di sogno. Allo stesso modo, la coscienza cosmica dello spirito si differenzia in Dio che sogna, la coscienza cosmica sognante e gli oggetti di sogno dell'universo. Questa è un'esperienza interessante che condividiamo tutti durante la notte. Mentre dormite avete dei sogni molto realistici e siete totalmente assorbiti in questi sogni, siete totalmente identificati e totalmente immersi e assopiti negli eventi del sogno. Ad un certo punto qualcosa cambia, improvvisamente diventate consapevoli di voi stessi nel sogno. Avete mai avuto questa esperienza? Diventate consapevoli di voi stessi durante il sogno e quindi sapete che state sognando. Ma a questo punto cosa succede? Succede che vi svegliate. Il sogno, l'atto di sognare e colui che sogna sono diventati una cosa sola e siete ora in processo di svegliarvi. State ascendendo al di là dello stato di sogno per entrare nella coscienza di veglia. Aprite quindi i vostri occhi e siete finalmente completamente svegli. La stessa cosa accade per la nostra anima incarnata nel corpo. Siamo totalmente immersi nel mondo, nel sogno cosmico del Signore, ma non appena l'anima diventa consapevole di se stessa, della sua vera natura immortale, il sogno è quasi finito e l'anima comincia a risvegliarsi. La consapevolezza di se stessi nel sogno precede quindi il risveglio dal sogno. C'è una parola sanscrita che descrive questo stato, turiya. Turiya è il risveglio dell'anima dal sogno. Yogananda continua dicendo: così come colui che sogna si rende conto svegliandosi che il sognare e gli oggetti del sogno sono una cosa sola, allo stesso modo, l'uomo mortale, risvegliandosi nell'estasi, realizza che lo spirito, la coscienza e l'universo cosmico di sogno sono fatti della stessa coscienza cosmica. Questo risveglio attende ognuno di noi. È il più grande desiderio di un vero guru che il suo discepolo diventi consapevole di se stesso nel sogno per riuscire infine a risvegliarsi. Ritornando a Krishna e Uddhava, e voglio precisare che questa è la mia versione della storia, frutto della mia immaginazione, essi stanno ancora camminando nella foresta su un soffice sentiero attraverso gli alberi, in un'atmosfera piena di pace. Mentre parlano c'è una leggera brezza e tutto è molto calmo. Arrivano quindi ad una panchina all'ombra di un cespuglio frondoso. Krishna si siede e invita Uddhava a sedersi accanto a lui. Krishna gli dice: Uddhava, così come questo mondo non è che un sogno, allo stesso modo la nostra separazione non è che un sogno. Io devo partire, ma tu resterai perché questo mondo ha bisogno di te. Uddhava rispose: Signore, le tue parole e i tuoi insegnamenti sono colmi di verità, ma io sono ancora un mortale e sarò completamente perso senza di te. Come posso realizzare queste verità nel mio cuore? Krishna gli risponde: guarda me, io sono colui che manifesta questo sogno di Maya su questa terra, eppure non sono legato da questo mondo e dalle sue attività. Devi vivere nel mondo come fanno le persone ordinarie, ma praticando il tuo Dharma quotidiano e praticando interiormente Asangam, il non attaccamento. Qui Uddhava, in quanto discepolo, chiede al suo guru un aiuto per risvegliarsi dal sogno. Come posso realizzare queste verità nel mio cuore? Egli vuole l'autorealizzazione e il nostro prossimo insegnamento consiste proprio nel comprendere come può l'anima cominciare a risvegliarsi da questo sogno. Discostiamoci un momento dalla storia e soffermiamoci su un insegnamento mistico offerto dal nostro maestro nella sua opera Dio parla con Arjuna. Quando combinate le parole di Krishna,
e il commento fornito da Yogananda, li trovate con gli insegnamenti di due avatar che parlano proprio di voi. Se leggete questi versi, vi renderete conto che si sta veramente parlando di chi voi siete in realtà. Nel verso 29, Krishna e il maestro spiegano come l'anima diventa consapevole di se stessa nel sogno. Questo insegnamento concerne specificamente la natura intuitiva, ma non nel modo ordinario in cui pensiamo l'intuizione, che consiste nel prodotto filtrato dalla mente conscia. Il maestro ci sta qui dicendo che esiste una forma superiore di intuizione, attraverso la quale l'anima conosce se stessa per mezzo della percezione diretta. Egli chiama questa intuizione pura gli occhi dell'anima. Questi occhi devono essere aperti per poter diventare autoconsapevoli nel sogno. Questo è un insegnamento molto interessante, a natura fortemente mistica. Krishna dice nella Bhagavad Gita: alcuni guardano l'anima come qualcosa di meraviglioso, altri ne parlano come di qualcosa di meraviglioso, altri ancora ne sentono parlare come di qualcosa di meraviglioso, ma anche dopo averne udito non c'è alcuno che l'abbia conosciuta. Il maestro, commentando questo verso della Gita, dice che vi viene dichiarata la meraviglia dell'anima e il fatto che essa non possa essere conosciuta dall'intelletto, per quanto acuto esso sia, ma solamente da coloro che la percepiscono attraverso l'intuizione. L'intuizione, dispiegandosi progressivamente attraverso la pratica delle diverse tecniche di meditazione, permette l'esperienza delle varie manifestazioni dell'anima e alla fine la realizzazione di se stessi come una cosa sola con lo spirito. Il maestro qui risponde alla domanda di Uddhava e chiarifica come possiamo realizzare queste verità nel nostro cuore. Egli dice: il solo modo con cui possiamo conoscere il nostro sé superiore consiste nell'intuizione. Solamente attraverso il sapere intuitivo, attraverso la meditazione, potremo veramente conoscere noi stessi. E spiega che l'intelligenza e la percezione dei sensi possono percepire esclusivamente i fenomeni o qualità della sostanza eterna, mentre solamente l'intuizione può cogliere l'essenza di quella sostanza, per cui è chiaro che lo sviluppo dell'intuizione attraverso la meditazione precede necessariamente la percezione autentica. I miei sensi, la mia mente cognitiva con il suo potere del pensiero, dei concetti, le mie emozioni umane, la mia immaginazione, la mia memoria, sono tutti degli strumenti mortali che la mia anima usa per avere esperienza del sogno, ma per la consapevolezza dell'anima ho bisogno di uno strumento differente. Non posso farlo con gli strumenti previsti per l'esperienza del sogno, ho bisogno di andare al di là del sogno nella mia percezione. Quindi ogni notte mi addormento, mi dimentico di me stesso e sogno. Ritrovo poi me stesso nel sogno e mi risveglio e ricordo allora chi sono veramente. L'anima è avvolta nel sogno e si devono prima aprire gli occhi dell'intuizione per potersi ritrovare. Non è forse un insegnamento magnifico? Ci mostra che ciò in cui siamo coinvolti nella nostra vita quotidiana non è altro che un'immagine allo specchio dell'esperienza che attraversa la nostra anima per arrivare alla realizzazione. Yogananda dice: il potere della conoscenza trae la sua capacità dall'intuizione. L'intuizione getta un ponte sul fossato tra la conoscenza intellettuale dell'anima e la realizzazione del sé divino. In India c'è un proverbio che fa parte del tesoro di saggezza popolare dei villaggi che dice: utilizza una spina per toglierne un'altra e poi buttale via tutte e due. I saggi indiani consigliano ai loro discepoli di utilizzare le tecniche di meditazione per andare al di là dei pensieri e quindi di metterli da parte entrambi per godersi la vera autoconsapevolezza. Lo stato di esistenza al di là dei pensieri durante e dopo la pratica delle tecniche non è uno spazio vuoto, ma è uno stato altamente intuitivo di percezione dell'anima. Quando raggiungete quello stato di immobilità interiore, allora potete sedere con molta calma ed essere consapevoli di voi stessi. In questa autoconsapevolezza ritrovate cosa vogliono dire le parole: io sono, io esisto,
Io percepisco, io sono consapevole. Anche se ottenere questo stato non appare come un grande risultato, esso ha un grande potenziale per raggiungere la conoscenza intuitiva dell'anima. Yogananda ha detto: questo stato comincia ad espandersi e mentre rimaniamo seduti e concentrati sul fatto di essere consapevoli, cominciamo ad essere consapevoli di noi stessi in quanto energia e successivamente in quanto mente, e quindi cominciamo ad essere consapevoli al di là del pensiero di noi stessi in quanto beatitudine. C'è un segreto. Non appena sentite una sensazione di gioia che si insinua in questo stato, concentratevi su di essa, perché questa è la natura essenziale della vostra anima. Non prendete queste percezioni alla leggera, anche se esse vengono senza che quasi ce ne rendiamo conto. Inizialmente non sembrano gran cosa, ma se vi concentrate su di esse, cominciano ad espandersi e ci portano alla realizzazione che in realtà ci stiamo concentrando sul nostro sé superiore.